per la prima volta ad Augusta si riunisce la delegazione dei maestri del lavoro della provincia di Siracusa e abbiamo il console provinciale l'augustano Romolo Maddaleni. E allora questa vostra associazione, chiamiamola così, oppure c'è un altro modo per chiamare? È una federazione. Una federazione. Una federazione nazionale maestri d'Italia. Maestri del lavoro d'Italia. Oh, cosa significa esattamente? Perché molti non sanno, è un'onorificenza, mi pare, lasciata al Presidente della Repubblica. Sì. La stella al merito che noi portiamo al petto, questa stella qua, ecco il distintivo, è rilasciata, è una onorificenza rilasciata su un decreto del Presidente della Repubblica. Ecco perché, ecco perché c'è il prefetto allora stamattina, sì, qui il prefetto, sì, perfetto. Rappresenta, lo Stato. Rappresenta il Presidente della Repubblica e stamattina lui ha voluto farci contento perché era in visita ufficiale al nostro consolato, doveva lui dare i decreti mancanti presso la prefettura, ha accettato di farlo durante la nostra assemblea, quindi abbiamo avuto l'onore di avere il prefetto con noi. Quindi voi definite consolato, cioè il periodo in cui resta in carica il console. Voi usate una terminologia tipo romano, insomma, il console, il consolato. Il consolato dura 3 anni. Sì. Allora, la federazione è divisa in consolati regionali e consolati provinciali. Ogni provincia ha un suo consolato ed è retto da un console per 3 anni. La cosa, ecco perché giustamente, come dicevi prima, ora il consolato è ad Augusta, perché per tradizione e per statuto il consolato, la sede del consolato provinciale o regionale, segue il console. Ad esempio ad Augusta c'è il consolato per la provincia di Siracusa, come hai visto prima il console regionale Farina, sì. Il consolato regionale è a Trapani, infatti lui parlava di andare a Trapani più presto. Perfetto. Allora, se Romolo Maddaleni dovesse diventare console regionale, noi glielo auguriamo fra qualche anno, no, anche perché Farina era già abbastanza in avanti d'età. No, sì, noi allora potremmo avere. Ma l'augurata ipotesi per me. No, perché me l'augurata? È un modo per impegnarsi, no? Sicuramente. Significherebbe che il consolato regionale avrebbe sede ad Augusta. E mi pare anche una cosa, visto che abbiamo perso tante cose dal punto di vista istituzionale, almeno questo. Però voi, oltre a fare queste assemblee annuali, però voi fate qualcosa di concreto per i giovani. Allora, avete dato una medaglia al dirigente scolastico Gulino, nostro conterraneo, concittadino di Augusta. Perché, che cosa avete fatto esattamente per i giovani? Perfetto, noi praticamente di concerto con la Federazione Nazionale e con il Consolato Regionale abbiamo iniziato un progetto che si chiama Progetto Scuola Lavoro, che cerca di riunire, di avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Il mondo del lavoro che noi rappresentiamo non tutti da ex lavoratori, da pensionati, perché c'è anche qualche maestro lavoro che ancora è in servizio. Sì. Perché praticamente per accedere alla stella al merito bisogna avere 50 anni ed avere d'età, 50 anni d'età. A minimo 50 anni d'età, cioè da 50 anni in poi, e poi almeno 25 anni di lavoro nella stessa ditta. Ma uno non può essere autonomo, per esempio un artigiano autonomo, non è possibile? No, perché queste sono per lavoratori dipendenti. Infatti, dipendente a qualunque titolo, cioè da operaio a dirigente. Ma per essere un pochettino chiari, un pochettino con tutti quanti, è l'equivalente del cavaliere del lavoro. Ad esempio il cavaliere del lavoro è il cosiddetto imprenditore, conduttore d'azienda, il proprietario dell'azienda, e quelli sono cavalieri, mentre chi è dipendente a qualunque titolo diventa maestro del lavoro. Quindi però chiedo scusa, i cavalieri del lavoro in Italia forse non sono tanti, sono pochi tutto sommato, mentre i maestri del lavoro vedo che siete tanti adesso. Sì, è vero, il numero ogni anno fino a quest'anno, a me risulta che dal prossimo anno dovrebbe essere di meno, ogni anno il Presidente della Repubblica firma circa 1000 decreti dei maestri del lavoro, mentre i cavalieri del lavoro saranno una cinquantina. Effettivamente è questo. Sì. Quindi privilegia in fondo coloro che lavorano, non i datori di lavoro, ecco, coloro che danno il rapporto quotidiano, materiale, costruttivo, forte all'Italia. E il prefetto ha avuto modo di dire, voi, e soprattutto a noi siciliani, ha detto, voi avete dato un apporto straordinario non solo all'Italia ma al mondo intero con i vostri migranti. Però ora noi notiamo che abbiamo anche noi forse
la puzza al naso verso coloro che vengono in questa nostra terra. Avete forse qualcosa da proporre per questo fenomeno nuovo per noi? No, noi per non so se tu hai sentito le parole che ho detto nella brevissima relazione che ho fatto. Noi vorremmo impegnarci, a parte in questo progetto Scuola Lavori. No, infatti diciamolo per le nostre. Perfetto, Scuola Lavoro anche, esatto, anche nel sociale, e vorremmo fare, anche perché ho avuto modo di parlare col prefetto, gentilissima persona che mi ha subito. Gradone, sì, Gradone. Il prefetto Gradone, e sono stato nel suo studio per circa mezz'ora, ho visto effettivamente come era investito da problematiche proprio che riguardavano gli sbarchi. Lui stesso ha ricordato, siamo passati da 1000 sbarchi dell'anno scorso a circa 12.000 sbarchi di migranti. Quindi noi abbiamo detto 12.000, forse bisogna chiarire, 12.000 migranti. Non sbarchi nel senso di navi che vengono, no, migranti, no, 12.000 migranti. Sbarcati, allora. Sbarcati, perfetto, singoli sbarcati, eccetera. E quindi noi stiamo vedendo, perché c'è stata proprio una richiesta da parte di qualcuno che già opera nel sociale, cosa possiamo fare per loro. Stiamo cercando di fare qualche progetto per venire incontro anche a questo purtroppo piega che c'è. Che tipo di progetto? E il progetto ancora non lo abbiamo, diciamo, finalizzato, cioè, però quello di dare assistenza per cercare al limite, che so, qualcuno che si vuole integrare per la lingua, oppure qualcuno che vuol fare computer, eccetera, diciamo una situazione del genere per cercare di rendere meno. Quindi per essere ancora una volta insieme agli altri che lavorano, essere una specie di cerniera, voi non mi sentite, cioè in pensione, ecco. Il senso è questo? Assolutamente no, l'abbiamo detto, la stella al merito che portiamo al petto non deve essere, e sta passando questa cosa un po' per tutti, infatti non so se tu hai visto, abbiamo rispolverato vecchi maestri del lavoro che non erano più, diciamo, non frequentavano, non erano attivi. Ora, dicendo questo qui, invece sono sentiti tutti quanti coinvolti. Bene. Perché la stella al merito deve essere, per chi la prende, il continuo di una vita improntata non più sul lavoro diretto, ma sul trasmettere, diciamo, la propria professionalità, le proprie conoscenze, la propria morale anche agli altri, ai giovani e agli altri. Allora Romolo, sei contento di questa manifestazione? Resterai ancora in carica fino al consolato regionale? Fino al 2015. Va dai, bene. Con questo messaggio così simpatico, anche di un futuro costruttivo per tutti, noi ci congediamo e salutiamo Romolo Maddaleni. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.